Scorreggiato. Pure. Ciao a tutti amici, bentornati a un nuovo video. E che video! Finalmente! Come avete visto la copertina, qua con noi la è la nostra prima, che non si guarda. La prima degusta box. Sì. E l'abbiamo aspettata per quanti mesi? Un mese, no. Che mesi? Mezzo mese, un mese. Da quando l'abbiamo cominciato a fare, perché non eravamo tanto convinti. Poi ci ha incuriosito perché abbiamo visto tanti video di chi la porta, VD, tranquillo. Però noi la portiamo in modo diverso. Allora, oltre a farvi vedere i prodotti, li assaggeremo con voi qui adesso. Quello che sarà possibile. Quello che sarà possibile, se c'è pasta cruda no, se c'è tipo la passata no, cioè queste cose qui no. Ma tutte le cose che sono biscotti, patatine, qualsiasi cosa. Il commestibile sul momento, sì. Tutto tranne cose crude, ovviamente. È pesante. Così almeno sapete anche la nostra reazione e è sempre nel tema assaggiamo con voi. È pesante, è grossa così, perché non tutti fanno vedere le proporzioni, è questo. Cioè. E io me l'aspettavo un po' più altina. È così. Ok, questa è la degusta box. E se la volete, ok? Noi vi lasciamo sotto qui nell'info box e anche nel primo commento fissato in alto, ok? Il primo che vedete ci sarà il mio nome. No, non ti fai male. E vi lascio il link del sito, così non state lì a ricercare e a perdere tempo, quindi schiacciate il link e andate direttamente al sito, ma vi lasciamo anche il codice per avere uno sconto su questa box. Quindi invece di pagarla 15,90, mi sembra, 15,99, la prima la pagherete 9,99. Non è un abbonamento, quindi qualora lo comprate non è un abbonamento. Si può fare l'abbonamento, ma quello che comprate non è un abbonamento. Ma pagate semplicemente la prima scatola col codice che vi dia noi, 9,99€, solo la prima. Dentro ci sono tot prodotti per un valore di 35-37€ circa al mese. Arrivo una volta al mese, di solito dal 19 al 23 del mese, questo è il massimo di tempo. C'è che arriva prima, c'è che arriva dopo, noi arriviamo dopo. Oggi è arrivata che è il 22, quindi a pelo. E con quel codice lì avete quello sconto lì. Ovviamente col codice a noi ci date dei punti, 100 punti, 50 punti. Con 100 punti si ha una box gratuita che ci verrà inviata a noi. A chi ha i punti, anche voi una volta entrati a comprare queste cose qui potete fare entrare degli amici, avere dei punti, prenderla gratis, ma tutto ciò è al di fuori. Comunque noi vi lasciamo quel codice sconto lì, che la prima la pagate 9,99€. Potete disdirla quando volete, ma non è un abbonamento, perché voi prendete una semplice scatola. Infatti noi la prossima la dobbiamo ordinare, non ci arrivi in continuo. Quindi detto ciò, bicchieri d'acqua ce l'abbiamo, Woody qui pronto, io direi di aprirla. Ci siamo? Ah, che emozione! Allora, senza andare a squarciare. Cerchiamo di evitare di guardare quello che c'è dentro, perché proprio potrebbe essere effetto sorpresa. A quanto sappiamo è coperto di sopra, però ci sono dei fogli che illustrano prezzi. Quindi vedi di togliere il foglio. Così. E quindi, Woody dove si mangia la roba? Oh, bello il cartone. Allora, c'è un... Il cartone c'ha questo tema qui, non so se si vede, verde con tutti i prodottini. Budino, basta. Allora. Vabbè. Allora, io farei una cosa. No, niente, se non si vede. È fatta così. No. Apriamo la carta qui. Io andrò a tatto. Occhio avuto che si sta mangia tutto. Andrò a tatto. So che ci sono i primi fogli. Direi che siamo qui. Ci sono i prezzi con le cose. Allora, sto toccando un po' tutto. Qui ci sono i palloncini, ma... Non li scoppiare. Io li lascio qui fuori. Questo... Che sappiamo che c'è la lista con, le, con i prodotti e i prezzi, magari i prezzi li diciamo alla fine. Esatto, i prezzi se vi interessano, animale, guarda, l'hai già disfatta. Ma vabbè, lascialo qua. E i prezzi li diremo alla fine, così se vi interessa a fine video ci saranno tutti i prezzi detti da noi. No, è che è roba inquinante, come posso dire, c'è inchiostro. Allora, partiamo. Parto io, posso non guardare, io? Vai, no, è perso troppo. Vai. Guardiamo le stelle, quindi sta. Allora, è una busta? Ah, sì. Apro? Vai. Che roba. Beh, mi piacciono a me queste cose. Vabbè. Allora, no, sono dei biscottini, tanto per cambiare. Ottimini. Ottimini i ripieni. Mai visti? Mai visti, ma la guardinella alle nocciole. Guardinella? Che è nella?
Allora, già mi piace. Ottimini, io l'ho già sentito, però sì. Non era di questa marca. No, questi biscotti li ho già mangiati di questa marca qua. Di... Sempre di Vella? Di Vella è quella che fa la pasta? Sì. Oh, e pensavo che fosse solo la pasta. Li assaggiamo, però ne mangiamo uno in due. Sì, non sappiamo se è una novità. A fine video scopriremo tutto. E... le forbici? C'è pure di chi sta tentando di... di riprodursi, diciamo. Mettiamola così. Dino, stai calmo. Ne assaggiamo in due, così. Sarà un grandino. Tanto a casa nostra i biscotti non mancano e non vado di certa male. Non vado matto di... Non vado matto di queste cose qui comunque. Ecco, la particolarità della nostra degustabox è questa. Aprire e assaggiare tutto quello che c'è dentro. Buoni. Però. Buoni? Buoni. Andiamo anche un voto, dai. No, gli do un 8. Sempre da 1 a 10. 8. Buoni, anche 9. Sembra un bella quella dentro. Allora. Ah, aspetta, posso fare una premessa. Se ci vedete vicini, o che mangiamo... E diversi, e che mangiamo nella stessa cosa, lo scoprirete tra un po'. Troppo il motivo per cui siamo vicini. Siamo un po' più avanti dei video che abbiamo fatto. Esatto. Però sì. Queste cose sono una cosa che arrivano adesso. E per questioni lavorative, o perlomeno per far vedere il video subito. Cioè, sennò sarebbe vecchia questa fra una settimana. E li anticipiamo rispetto alla stories, alla. Come si chiama le cose spagnole? Le fiction, le. Telenovelas? Al posto della telenovelas nostra settimanale. Allora, queste cose qui assomigliano molto, per darvi una recensione, come si chiamano quelli che vendono, che dentro c'è il cocco, che dentro c'è la cioccolata? Non lo so. Quella scatola lunga marrone, che quella marca fa solo quelli. Sono biscotti che sono uguali. Assomigliano a quelli. Adesso li cercherò su internet e vi metterò quello. Comunque, buoni. 8. Sono più buoni questi di quella marca là, intendevo questi. Non ho idea di quello che stai dicendo. Dopo ti dirò qual è. Buoni. Apparirà qua. Allora, io direi un bel 9. 8. 9. Oh sì, 8 o 9. Spugiamoci la bocca. Li teniamo qua. Vai. Addio. Guarda. Che è? Non guardare. No, io ho gli occhi chiusi. Sarà passata, non so, una bottiglia di vetro. Apriamo? Vai. Birra, birra Moretti, figa, bella la bottiglia ma... Filtrata a freddo cosa vuol dire? Che non è a caldo. E... è molto chiaro, forse mi potrebbe piacere, però dai, assaggiamo. Comunque la bottiglia è bellissima, cioè è bella anche da tenere così. Sembra un po' pipì, sì. Ma non è pipì, mi auguro. Per un gusto puro, intensamente... Filtrata a meno un grado, comunque l'assaggio. Visto che dobbiamo assaggiare, sì, ma al massimo me la verrò stasera, dai, aprila. Beh, comunque non si è mai vista sta... Allora, io non sono un amante di birra, alcune volte l'ho bevuta, ma preferisco il prosecco. Allora, però secondo me è nuova. A me mi piacciono quelle chiare, perché quelle scure sono molto più... Con i bicchieri di Natale, perché quelli dei Kia ci hanno tutti quanti mollato. Sa di birra, molto bella la bottiglia. Molto. Ecco, tipo a me questa è una di quelle che mi piace, senti, non è forte. Io, buonissima. Rispetto alle birre che a me non piacciono, questa è buona. Cioè, è leggera. È uguale alle birre normali, un pochettino più leggera. No, è leggera. Però è buona. Non è buona. Bravo Moretti. La filtrazione ad una temperatura sotto lo zero, esatta. Filtrata a meno un grado, c'è scritto. Quant'è di grandezza? 55 cl. Bella la bottiglia. Proprio bella. Moretti. Secondo me è proprio nuova. Questa è una novità quella, sì, non l'abbiamo mai vista. No, comunque dai, buona. 7. Sette. Rispetto a quello che so io di birra, io direi anche 9. No. Rispetto alle birre. Io non l'ho mai visto per una. Però non sono un esperto, Vado 6, io. Guardi alle stelle, il nostro lampadario che non c'è. Che prenderà? Occhio non far cadere, 6. Che è farina. Buone! Wow! La tambaccata è però buone. No, che bello!
sta birra. Se fossero caramelle. Cioè, io non la userò mai. Solubile all'istante, ho prima sia calda che... No. Ma che bello. Però è maccata. Da dentro gli un porco. Ci sarà la pellicolina. Ah, c'è la pellicolina. Però la dobbiamo usare. Quindi va, l'abbiamo, cioè, tanto te la fai. Bella, fai vedere. Ma guarda che bella. Chiusa con... No, ma io la scatolina me la conservo. Almeno o per vuoi. Ora... Su tre prodotti, non so quanti prodotti ci sono. Cioè, ad esempio, per questi prodotti non è che ci mettiamo a fare la camomilla, però almeno l'odore non usiamo. Ah, tipo le cipina, sai, ai granini. Camomilla, che buono. Fai vedere. Ai granellini, praticamente. Sembra tipo... Le cipina. Io quando prendevo la cipina era così. Vabbè, se ne è succitato un po'. Bene. Che bello! Questa te la farei te. Ecco, io sono... Amate queste nella... cose qua mi... Mi piace. Bello, è bello anche lo scatolotto. Mi piacciono proprio tanto. Benefica e distensiva. Se dicono così. Finora. Su tre prodotti. Vai. Vado io. La cioccolata. Oh! Wow! Ritter Sport. Ula ula. Coconut wafer. Wafer al cocco. Buono! E poi c'è anche acquisto due tavolette, che è sta cosa. Arriviamo, ve la facciamo vedere. Ecco, ha trovato delle offerte. Siamo interessati. Ha trovato delle offerte, strano che le ho trovate. Poi vincere subito fantastici premi. Ecco, figurate i soliti miei concorsi. Vedere. Aspettate che metto giù... Budino panino. Il pannolino. Ok. Buona, noi le adoriamo queste. Noi di questa qua... Queste box. Noi di questa qua abbiamo preso la Lidl, poi non so se è della stessa. Sì, comunque. Secondo me sono quelle tre lì. Abbiamo preso questa qua che era con il mango e Murakai, no? E qualcosa del era genere. Frutto della passione, sì. E Murakai, penso. Ma già solo che al cocco e dopo. Poi ne abbiamo due, ne avevamo prese, poi ne abbiamo assaggiato un'altra che era, non mi ricordo, comunque Murakai e frutto della passione era buonissima. Allora. E quindi, visto che questa non l'abbiamo assaggiata, è giusto assaggiare. Va per al cocco, non poteva andarci meglio. Due cubettine a testa. Sì. È grossa. È spessissima. Guardate, rispetto alle altre. È spessa. Sì, c'è il wafer dentro. Due cubetti. Ah, c'è praticamente uno strato di crema al cocco sopra e il wafer sotto. Protein, Kick Be Kind Protein, Crunchy Peanut Butter,
sarebbe praticamente frutta secca, si chiama frutta secca, con crema di burro, con burro di... Il burro di nocciolina, burro di arachidi. Burro d'arachidi. Fai vedere? Ecco, sì. Queste noi le adoriamo, perlomeno la frutta secca a noi ci piace tantissimo, quindi la assaggeremo. Dovremmo fare questo sforzo. Poi anche, cioè, sapremo tutto quanto, dopo lo vediamo a modo e... Ma perché finisce il freddo. E ripeto, non va male nulla qui. E Bubi non mangia nulla, perché non è che la diamo al cane. No. Quindi non sono crocchette per te, sembrano ma non sono per te. Puoi assaggiare prima tu, visto che assaggio sempre prima io. Aspetta, aspetta, che... guarda. Vai. Assaggio prima tu. Ah! Oh, buona un pezzo. Wow, che bella. Ok, che non ti va. Tanto abbiamo l'aspirapolvere qui. È un po' fiaffa. Non sono caramellati di cose. Buona, molto buona. È salata. Buona. No, buona. Nove. Nove, una barretta. No, sì, non è nulla di speciale. Però è buona. No, è buona. No, dopo arriva il sale. Molto sale. Molto sale. Molto sale. Particolare. Comunque per ora. Boh, fossero tutte così. Per ora tranne la pasta integrale, ma 6. Non andrà male. Mamma mia, c'ho un sacco di sale in bocca. Una cosa di plastica. Cos'è? Vita snack. Si vede che sa che dobbiamo iniziare a fare la dieta, si vede. Senza zuccheri, senza calorie, è una sorta di gusto mela mandorla. Mandorla. Mela mandorla. Cioè, non so se vi è già arrivata all'orecchio il fatto che dobbiamo metterci a dieta da maggio, quindi tra una settimana. Sì, ho già annunciato, perché visto che poi si avvicina... Il matrimonio è in arrivo. E no, soprattutto si avvicinerà la data della prova, sì, costume, vestito. Vestito. La vuoi assaggiare? E certo. E soprattutto la promessa che abbiamo fatto è che... Oh, mamma! La promessa che abbiamo fatto è che tutto ciò che c'è dentro, anche se non ci piace, come la birra ad esempio, che non piace, l'assaggiamo. Mela! Bevi! Oh, io non sento nulla. Tu senti mela? Mamma mia! Io vi giuro, io non sento nulla, per me è acqua. Si vede che l'olfatto ancora mi manca, ma assaggio? Vai. No! Cioè di acqua del risciacquo dei piatti. No! Ti giuro, è inutile. Che schifo. Schifo, eh. Riassaggio per mela mandorla. Sa proprio, cioè, non è che fa schifo, ragazzi. No, è acida, fa schifo. Sì, però è come quando mordete una mela. Che ma forse quello, poi ti arriva la mandorla che... Io non ne capisco quest'acqua. Dategli almeno un colore, almeno... No, non mi piace. No, bocciatissima. Voto 3, perché non arriva neanche al 4. Ma che è sta roba? Ma che cos'è? Ma poi che cosa serve? Zuccheri, calorie, che dice? Zero. Praticamente il magnesio aiuta a ridurre il senso di stanchezza e di fatica. Vabbè. Sì, ma se io corro. E faccio fatica. Ah, bevine una bottiglia al giorno, figurati. Pure. E consumo questo prodotto nell'ambito di una dieta varia di cui hai una serie di vita. Se dovresti bere una al giorno, amore. Io corro e vado a far fatica. Ma forse la mia unica soddisfazione è il bere. Quando forse Fred è buona. Io mi devo bere sto schifo. Magari Fred è più buona. Ma che Fred è buona, è proprio il gusto che... Cioè dopo che corri ti fai 5-6 km, la soddisfazione è bere, devo bere questo. Vita che vomiti bella. Pure l'anima perché ormai sei lì. Mamma mia. Andiamo dopo. Vai. Tocca a che è stufoso, tagliatelle. Wow. Ancora. Wow! Palestina e cacao. Li ho sempre evitati,
a me questi mi ricordano tipo o le medie o le elementari. Sì. Quando non avevi nulla, ti portavi sto pacchettino, come posso dire, tristissimo di pavesini, quelli gialli. A me non piacciono i pavesini. Cioè praticamente era una merenda depressa. A parte che c'è... Sempre se arrivavano tutti interi, chiaramente. Perché non ho mai capito, sono dolci ma sono salati neutri, giusto? Non è un biscotto del tutto... Cioè... Perché ancora il gusto di quello schifo lì. Beviti della birra? No, no, no. Vita no, non vita sì. Cioè, meno male che non lo senti allora l'odore, perché... Il sapore però sì. Oh, è uguale... Mamma mia. Ah beh, sì. Prendone uno. Mono ingustato. Cioè, io questi qua li ho già mangiati. Al cacao? Sì, li ho già mangiati. Però no. Una volta, perché poi li ho sempre evitati di comprare, perché alla fine li trovo un po' snack inutili. Allora, io ne avrò mangiati due pacchetti di quelli gialli millenni fa, però non, si vede, non ho mai trovato senso questi. Si vede che è un invito a... A comprarli. No, a fare la dieta, perché comunque... Perché sono da dieta questi? Eh beh sì. No? Se ce la faremo ad aprirli. Andiamo sullo viaggio. Ne vuoi uno? Facciamo io metà. No, dammene uno, non mi ricordo il gusto. Comunque mi ricordo che sono inutili. Non è niente. Continuo a non trovare di inutilità. Cioè, come mangiare aria. Cioè. Nel compenso sono buoni, sono biscotti buoni, eh. Sono di cacao. Forse mangiate col gelato. Vi faremo sapere se col gelato sono buoni. Non gli trovo un senso. Però sono buoni, sono di cacao. 6. 7, perché il cacao sono di cacao. Gioca a te. Dopo vi diciamo i prezzi e quali prodotti sono una novità. Che un altro. Pasta di scalogno. Buona! Senna la pasta questa. Buona. Marca già. Ma che cos'è? Pasta. Senza rompere tutto. È un tubetto. Come il concentrato. È un tubetto di cipolla. Buono. Ma sai questo come utile? Invece di stare a tagliarlo. Un po'. Ammaccato. Ammaccato. Però buono. È da bucare. Ma vi vorrei sentire l'odore? Infatti, aspetta. Aspetta. Ovviamente è sigillato qua. Sigillato. Ma non l'ho mai visto io questo. Manco io. La scatola è bellissima. Almeno mi sento. Oddio! Torna dentro. Vabbè. Inutile! Cioè inutile. Ah! Quella di cipolla. Oh, senti i gusti, ma è l'unico modo per sentirlo. Buono. Molto dolce. Io non ce la faccio con la cipolla, no. Ma nella pasta questo pasta. Pasta. Olio. Olio, aglio e risotto. Olio, aglio e questa. Ciao. Un po' di peperoncino. No, è buonissima. Io che l'ho assaggiata è buona. Poi lo scalogno un po' più dolce della cipolla. Vabbè. Tocca a me. Che voto li dai assaggiando, no? Poi dovremmo provarla nella pasta. Comunque assaggiandola mi sembra una bella idea. Io gli do 8. Per ora 8. Tu? Non lo so, l'odore. Sì, non gli possiamo dare un voto, però 8. Ma è... Secondo me vale. Vale la pena. Poi vi faremo partecipi dell'assaggio. Tocca a me, vedo. Vai. È preso? Besciamella che è, sì. Madonna. Besciamella. Integrale. Wow! Carina! Ma come fai a fare la besciamella integrale? Con la farina integrale? Giusto? Senza lattosio, senza glutine. Con la farina integrale. Con farina di grano saraceno integrale, amore. Quindi è marrone. È marroncino, non è bianca. La proveremo, ma... Cioè, io capisco l'integrale, capisco le fibre, ma non mi puoi fare... Non mi puoi fare la besciamella con la farina integrale? È sostenibile? Non gli possiamo dare un voto, questo non lo possiamo assaggiare. Quindi. Il bello è che nell'ultima spesa che abbiamo fatto ho detto noi prendiamo la besciamella perché nel caso la facciamo noi, perché visto che l'altra volta l'abbiamo fatta, niente, si vede che era destino. La proveremo, ma... Io no,
non l'ho mai vista integrale. Cioè, parliamoci chiaro. Ma non mi sembra scura. Deve essere besciamella, eh? Non mi sembra scura, c'ha dei granellini. No, è scura, è marroncina, sicuro. Al massimo... Pensi se uno fa pasto integrale con besciamella integrale. Gusti. Gustosi. Non c'è altro? Sì, c'è. Due o tre cose mi sembra di sì. Voglio questo. Cos'è? Pepe rosa e limone. Buono. Pepe rosa e limone. Che basta. Sì. Buono. Guarda che bello. Ci mancava il pepe. È vero? Ah sì. Ci mancava. E limone? Ma mi sembra che sono tanti i tipi di pepe. Allora, dentro c'è bacche rosa, scorza di limone, paprika, pepe verde, aglio, zenzero, prezzemolo, erba, cipollina. Allora, zenzero non ci piace. Bacche rosa pure. Quindi c'è tutta sta roba qui dentro? Mai. Ok. Vabbè, ma non si sentono, non li senti tu gli odori. Sento leggermente il pepe. Ci fa comodo, volevo prendere il pepe, ma ecco, non avrei mai comprato. Non ho idea di come si, però, con cosa si potrà usare. Con della carne, con della carne, pesce. Poi, allora, voto, boh, dobbiamo assaggiare. Oddio, sono due, ma uno. Sono tornati? Cioccolato fondente! Mai. Vabbè, i video ci sono, li avete visti. Per chi non l'ha mai visto, abbiamo già provato quello normale. Quello normale, ma questo qua non l'ho mai visto. Cioccolato fondente, no. Non è per me. Lo mangerete? No, lo assaggerò, magari ci metto qualcosa in più. Allora. Quattro bustine mi sembra. Quattro porzioni, no, è una per forse una. Sono due bustine forse. No. Una bustina. Ma che bello! È la cosa però, è là. È là. È là. È là. È là. È là. Woody. Vedi, è là. Cioè, io che mi sto qui, vabbè. Che bello! Non l'ho mai visto e sono contenta perché io amo. Ovviamente, quando lo faremo, lo assaggeremo. Vai. Allora prendo l'altra. Sì, vedi un'altra. Hai presa? Sì. Ancora. Panna cotta. Panna cotta. No! Preparato per panna cotta, gusto classico con caramello. Con caramellato. Cosa vuol dire? Italiano. Preparato per panna cotta gusto classico con caramellato. Non è italiano. Solo aromi naturali. Sei porzioni. Non le potevamo fare di meno. No, ma questa qua io non capisco, è tutto insieme? Panna cotta e caramellato. Io gli ho sempre detto con lui che a me la panna cotta e questo qua che c'è scritto qui, il creme caramello, io non è proprio. A me piace. Non capisco. Bene. Questa panna cotta con caramellato, forse col sapore di caramellato. Vorrei dire che ti farò la panna cotta e mi sì, però se porzioni non me le mangerò mai. Anche questa ovviamente non possiamo assaggiarla ora. Ma cosa ci rimane? Direi che ci rimane una panna cotta. Aspetta. Una forse. Una. Sì, Dimmi che sia quello. Petti. Sugo al pomodoro. Ah, buono, cos'è? Petti. Cosa sarebbe? Sugo al pomodoro. Pomodoro. Petti, niente di più. Niente di meno. E c'è l'ultimo. Oh, qui si vola, ultima. Maraba. Maraba. Sì, un po' si sente. Buono. Lo useremo come passata, chiaramente. Questo sa molto di pomodoro. Sembra... Sì, però sembra tipo quando fai la pasta al forno, la lasagna, lo stesso sapore. Ovviamente la mangiamo con della pasta, magari così almeno si sente. Con la pasta integrale. Bella, no. Comunque... Toscana. Senza zuccheri aggiunti, quindi siamo sempre sul... Sul? Restringere in caso di click, vabbè. Sarà chiuso. Sì, dai. E non gli possiamo dare un voto, ovviamente, perché è solo pomodoro.
c'è la Rittersport, la terza, quindi oh, abbiamo provate tutte. Sì, a noi non ci è capitata che non c'è più nulla. Vai, vieni, fai vedere. Quindi questa è con yogurt, miele e nocciole. Maraba si chiama, tipo maraba. Bellina. Sappiamo l'arabo, quindi non sappiamo che c'è. Maraba. Giusto, maraba. Sì, direi che sia. Quindi è yogurt, honey, alzano. Vai. E comunque abbiamo fatto una bella spesa, cose che non avremmo mai comprato. Come di Gusta Box. Sì, l'unica cosa che non ci azzecca nulla con come noi di è Gusta Box. No, come prima di Gusta Box 9. Perché? È il budino panna cotta, l'acqua del cesso, possiamo dire, e la cosa integrale. Dico che lo yogurt e il miele non mi piacciono, cioè è acida, un po' acida. Un po' salata. Buona, ma non la comprerei. Perché c'è lo yogurt che è acido. Poi c'è il miele che è un po' dolce. Foto. 6. Buona, non ci però. Ci stanno bene come sapore insieme. È un po' acida. A chi piace lo yogurt tipo bianco. Buona però. Ah, ovviamente, mo possiamo guardare queste cose qui. Vai, le dici uno tu e uno io. C'è la nuova la nuova box. Allora, le dici uno tu e le dico uno io? Vai. Allora. Questo? Pepe, 3,29€. Oh no! Queste due, 1,39€. 1,32€ l'uno. 1,32€ l'uno. La pasta integrale 1,99€. Mamma mia. Poi questo Rittersport 1,29€. Aspetta. Questo qua già, 1,90€. Pasta di scologni 1,90€. Gli ottimini 1,89€. La Vita Snell acqua purgante 1,29€. Pavesini 1,89€. Ricola 2€, il preparato per camomilla. La panna chef, quella di 2,59€. Poi birra Moretti, filtrata a freddo, 1,49€. Ah, questo qua che ci poteva capitare uno dei due. Ah, probabile. A noi è protein. La nostra è protein. Qua. Allora, la nostra 2,49€. Ma protein. 2,49€. Ah, messi. E mentre l'altra che ci poteva capitare, che erano le noci pecan, 1,99€. Il prodotto del mese è questo. Il prodotto del mese è il sugo, che ci poteva capitare col basilico o normale, 2,09€. Beh, onesto, però. Cosa ci dice? Che abbiamo sconto sulla pasta? Sulla pasta integrale. E Rita, la tua ricetta? Ok, basta, vero? Non c'è altro? No, questo era. Così. Quella è la lista delle cose che ci sono dentro. Si vedrà, si spera. Vi ricordiamo che sotto nell'info box e nel commento fissato in alto c'è il codice per acquistare la vostra prima box a 9,99€ e le successive saranno a 15,99€ comunque. E voi dovete mettere quel codice che vi mettiamo noi quando vi chiederà codice promozionale o qualcosa del genere. Vi lascio anche il link per andare direttamente sul sito in modo che non impazzite a scrivere in giro e cercare il sito. Questa è un'altra box che penso che ti selezioni te i prodotti, penso, che costa però 22€. Va bene, allora, ci vedremo nei prossimi video, se ci avete beccato a caso, rimanete sintonizzati, abbiamo tante altre novità, tanti nuovi video assaggi. Sì, che abbiamo provato altre. Sì, soprattutto oggi. E iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi piace, scriveteci nei commenti se volete che proviamo qualcos'altro. E diteci se vi è piaciuto questo format, diciamo, sì, e assaggiamo tutto, assaggiamo tutto il possibile, ovviamente. Almeno avete una recensione sulle cose. Bene. E allora noi ci vediamo in un prossimo video. Saluta. Ciao, ciao.